Se vuoi fare l'imprenditore, devi sviluppare una programmazione quotidiana delle tue attività da seguire in maniera meticolosa, perché esattamente quello che succede è che qui non sei nel lavoro dalle 8 alle 17 come magari in un'altra organizzazione. A volte quando all'improvviso ti trovi a dover gestire il tempo perché pensi che questo ti faccia star bene, rischi di essere sovrastato, di soccombere alla gestione del tempo. Dai dei ritmi che sono da 12, 13, 14, 15 ore al giorno e prima o poi in entrambi i casi paghi per questo. Da una parte paghi perché diventi inconcludente, dall'altra paghi perché l'ansia da prestazione, la frustrazione fanno parte della tua vita. Allora, quando avvii un'attività, crea un orario che sia come un qualsiasi lavoro e come lo faresti in una tua organizzazione da collaboratore, perché devi abituare la tua mente, il tuo corpo ad allenarti al lavoro, ad essere diligente come lo faresti in un'altra qualsiasi organizzazione. Quindi cerca di capire che questa nuova attività che farai, questa nuova attività influenzerà radicalmente la tua vita. Potresti lavorare molto più delle 40 ore canoniche che magari fa un'altra persona e i soldi possono essere assicurati alla tua vita solo se il lavoro sarà ben fatto, non dalle ore che tu lavori. Io ho visto molte persone morire per troppo lavoro perché non hanno saputo gestire bene il proprio lavoro. Sulla routine devi esattamente stare molto attento. Tutti i giorni sono uguali? No, ogni giorno può essere diverso, ogni giorno ti puoi svegliare e avere un'energia diversa. Quindi l'attenzione all'orario veramente fa la differenza.